possiamo avere la possibilità di prendere contatti con gli stessi utenti, anche perché il mese in cui abbiamo avuto nel regolamento far decorre quello del servizio l'ambate mensile, quindi andiamo a prevedere anche la possibilità per gli utenti di avere una lampada soltanto per il mese di novembre, quindi con decorrenza 1 novembre, 30 novembre, e la possibilità alla facoltà di poterlo richiedere dal 25 ottobre fino al 2 novembre, quindi il servizio di lampade mensile. Abbiamo già predisposto sul cimitero, già lo vedete, un ufficio informazione del Comune di Controquartiere, quindi ci avremo un chiosco con i nostri dipendenti del Comune, il quale ufficio ha quello di prendere contatti con gli utenti, di mettersi a disposizione degli stessi utenti della cittadinanza e quindi dare tutte quelle informazioni utili per il servizio lampade votive. Per prima annualità, quindi il canone si paga in maniera anticipata, quindi prima delle decorrenze, quindi prima del 1 novembre c'è l'obbligo di pagare il canone di annullamento, eccetto per il primo anno, quindi per quest'anno che andiamo a attivare il servizio lampade votive. Per un motivo semplice, perché il contratto con la ditta Ciotti scade il 31 ottobre, quindi in realtà noi soltanto dal 1 novembre potremo prendere possesso del servizio lampade votive, quindi potremo entrare nel cimitero per la gestione delle lampade votive. Quindi in realtà dovremo andare a elaborare la banca dati, perché abbiamo già avuto alcuni contatti, colloqui con la ditta Ciotti, già vi dico che stiamo in una fase di contenzioso, perché la ditta Cedi non vuole uscire al cimitero, per scontato che il contratto si rinnovi in maniera tacita, quindi alcune beghe contrattuali sta portando avanti. Quindi alla fine abbiamo avuto dalla parte di ditta Ciotti quella banca dati dell'attuale cimitero, pur richiesta più volte dalla ditta. Quindi significa che il 1 novembre entreremo nel cimitero e dovremo ricostruire la banca dati. Già abbiamo predisposto delle lettere a tutti gli utenti, tutte le famiglie di Controquartiere, quindi domattina partiranno 965 lettere, in cui andremo a informare gli utenti del nuovo servizio lampade votive, andremo a informare le modalità in cui si potranno fare gli allacci delle lampade votive e in cui andrà e quelle modalità. Prego. Consigliere Maurizio. Allora, io con il mio capogruppo ci siamo risentiti dopo l'incontro fatto con la maggioranza, e anche perché mi ricordo che io da consigliere 90-95 sono stato proprio io ad appaltare a questa ditta, è stato fatto il bando di concorso. Per me, come per la dottoressa, non abbiamo niente in contrario, solo tengo a precisare una cosa: il sindaco ha detto che prende in gestione il comune, giustamente ci vorrà una persona competente, l'elettricista, quindi domando, il comune assume un elettricista? Una domanda. Poi, siccome fu fatta una gara d'appalto con la ditta attuale e c'era anche una convenzione per 13 anni, infatti scade adesso, se ben ricordo però c'era una clausola che diceva che si poteva rinnovare un'altra volta per 9 anni, sempre che il concessionario era d'accordo. Quindi non lo so, come hai detto pure signor sindaco, c'è già un contenzioso, quindi andiamo a risparmiare un euro a lampadina, non vorrei che poi spese legali arriveranno molti di più. Posso? Allora, parto proprio dall'ultima. Delle libertà fondamentali, della dignità della persona in relazione alla riservatezza dei dati acquisiti tramite tale sistema e conformemente alla direttiva nazionale sulla privacy. Grazie a questo regolamento l'amministrazione mette in campo uno strumento che permetterà, nel rispetto dei vincoli predetti, di, ad esempio, tutelare il patrimonio comunale e prevenire gli atti di vandalismo e di danneggiamento. Sul nostro territorio può essere usato, il regolamento lo prevede, per gestire eventuali problemi di traffico, quindi eventuali punti di congestione, in modo da permettere alle forze di polizia municipale di agire nel più breve tempo possibile dove accade il problema. Prevede che possa gestire il controllo di aree pubbliche, quindi giardinetti e altri posti dove è difficile presidiare continuamente questi posti. Prevede l'uso di un'azione preventiva per le eventuali condotte lesive del territorio, nei luoghi, per esempio,
importanti dal punto di vista architettonico, storico, stiamo pensando appunto al centro storico o altre parti, la tutela degli edifici comunali, la tutela degli accessi a tali edifici sia all'interno che all'esterno, e anche eventualmente di presidiare le aree dove di solito avviene l'abbandono di rifiuti in modo abusivo. Quindi diciamo questi sono gli ambiti regolamentati da questo regolamento che prevede la videosorveglianza. Ovviamente il regolamento prevede anche che se durante l'azione di videosorveglianza da parte degli operatori dovesse l'operatore avere sentore di un evento illecito, ovviamente quelle immagini poi possono essere utilizzate per l'eventuale azioni penali sia da parte del comune sia da terzi. Quindi anche se la videosorveglianza vede un ladro entrare dentro un'abitazione, poi la persona e riconosce il ladro, la persona che ha subito il furto può utilizzare queste dopo richiesta al comune può utilizzare queste riprese per l'azione giudiziaria. Il regolamento disciplina mette esattamente dei paletti per disciplinare quali sono i soggetti che possono visionare e gestire queste informazioni. In particolare il regolamento definisce che comunque chiunque sia le persone che saranno adibite a gestire questa cosa devono comunque far parte del corpo di polizia municipale di controguerra, quindi solamente il nostro corpo di polizia municipale può avere accesso a queste informazioni. Inoltre regolamenta anche le modalità con cui questi dati vengono trattati, quindi regolamenta la durata temporale che questi dati restano nel sistema, che è di 72 ore massimo, a meno che l'autorità giudiziaria non decida di bloccare alcune informazioni per alcune situazioni. 72 ore è il periodo previsto dalla norma, e inoltre definisce anche dove verranno posti questi sistemi, ossia in locali presidiati e non accessibili direttamente al pubblico, e gli stessi monitor per la visualizzazione dovranno essere posti in locali, ovviamente stiamo parlando sempre probabilmente dell'ufficio di polizia municipale, in locali dove i monitor non sono direttamente visibili dai cittadini, quindi non possono essere per esempio posti dalla parte dove c'è il pubblico accesso a questi locali. Inoltre questo regolamento fissa le motivazioni e i motivi per cui questa videosorveglianza viene effettuata e definisce solo i motivi che ho detto in precedenza sono quelli gestibili da questo sistema. Lo scopo ultimo insomma di questo regolamento è definire le modalità conformemente alla normativa nazionale sulla privacy con cui questo sistema di videosorveglianza dovrà gestire i dati personali. Per quanto riguarda poi la fase attuativa, l'amministrazione gestirà sicuramente un progetto pilota di questo sistema con dei vincoli molto stretti riguardo all'ampliamento di questo sistema. Ovviamente definiremo il sistema in modo che sia facilmente espandibile sia per coprire ulteriori aree del nostro territorio sia per coprire eventualmente territori sovracomunali. Quindi stiamo pensando a un discorso di gestione comunitaria nostra con gli altri comuni limitrofi per gestire una porzione più ampia del nostro territorio. Un altro vincolo che sicuramente metteremo nella fase attuativa del progetto di videosorveglianza sarà quello di permettere eventualmente l'accesso a questi dati alle forze di polizia e ai carabinieri, alle caserme dei carabinieri presenti sul nostro territorio, in modo da concertare eventualmente un'azione unitaria su eventuali comportamenti illeciti che questo sistema dovesse rilevare. L'augurio è che questo sistema possa diventare un valido strumento nell'evitare delle situazioni che, seppur rare sul nostro territorio, però insomma sono avvenute, per cui l'idea è quella di fare una sorta di riduzione di questi eventi, seppur rari. Grazie. Grazie consigliere Bruni. Allora, qui voglio dire che abbiamo fatto la conferenza di capigruppo e abbiamo insieme concertato il testo del regolamento sulla videosorveglianza.